Mie carissime, miei carissimi, eccoci all'appuntamento mensile con la collaborazione I preferiti del mese, video che faccio ormai da diverso tempo e che ha come protagoniste le mie amatissime Paola del canale Cataluna Kimono Blu, Manuela del canale Manuela Rodriguez e Simona del canale ASMR Zveriggia. In collaborazione ogni mese proponiamo dei punti in cui vi raccontiamo un po' dei film, dei libri, degli oggetti, abbigliamento, potpourri di oggetti e interessi che hanno caratterizzato il mese in corso e lo faccio sempre con enorme gioia perché mi connette a loro, mi connette a voi con interazioni sempre meravigliose e preziosissime e quindi sono felicissima anche perché ad oggi è l'appuntamento a cui tengo fede visto che non riesco ancora come dire, dare al canale spessore con molti video, però resisto almeno su questo video mensile. E quindi abbraccio tantissimo le mie colleghe di cui vi lascio i contatti per andare a visionare i loro canali e i video paralleli al mio. Procediamo quindi con i punti. Allora, a gennaio dunque. Qual è stato il film o la serie preferita che ha caratterizzato questo mio percorso nel primo mese dell'anno? Vi voglio indicare un film che cercavo un film da vedere su RaiPlay ed è un film che mi era sfuggito, non ne avevo sentito parlare, invece poi ho scoperto ovviamente essere molto conosciuto e già molto apprezzato. E si chiama The Debater, La forza della parola, diretto, regista e anche interprete è Denzel Washington. Un film molto bello che racconta di un episodio realmente accaduto, avvenuto nel 1935 negli Stati Uniti e che ha caratterizzato quel periodo storico perché il protagonista di questa storia, che è un professore di colore, insegna un po' come ricordiamo nei modi nel nostro immaginario Robbie Williams nell'Attimo Fuggente ai propri studenti ad avere una propria autenticità a combattere per i propri diritti. Ovviamente con il tema base della discriminazione razziale. Con quell'esperienza americana, quindi questo gruppo di studenti che fa questo esercizio di stile, appunto il dibattito, gareggia con altre scuole, con altri ragazzi di colore e sino ad arrivare, chiaramente in quel periodo ancora non c'era la possibilità di vedere scuole in cui persone di colore e persone caucasiche, diciamo, si ritrovassero insieme, di dibattere, di gareggiare, cosa che non era nemmeno, addirittura nemmeno gareggiare, no, tra loro, di gareggiare poi alla fine con l'università bianca per eccellenza. E questo è un bellissimo percorso e dà uno spaccato storico che ovviamente non conoscevo e che ci serve ogni volta di più quando vediamo questo tipo di film a conoscere e a porci delle domande sia sul passato che sul presente e quindi in corrispettiva del futuro. Quindi ve lo segnalo.
The Debater, prodotto make-up preferito del mese. Io ora so che tutti, tutte, tutte mi invidierete. Io lo so, lo so. Aspettate. Dior, MAC, Yves Saint Laurent? No. No. Ebbene, lungo le strade di Napoli ho trovato un negozio in cui, eccolo, il labello alla mora, che era talmente tanto conosciuto anni fa quando ero più piccola da non dare alcun peso, insomma, era uno come tanti, ma oggi è diventato un feticcio. E devo dire che in realtà l'ho comprato perché mi piace il colore, il fatto che lasci appena un accenno di questo violaceo, vinaccio. Colore che tra l'altro io ho sempre amato, credo mi stia bene, e tant'è che quando voglio far veloce metto questo burro cacao, poi lo tampono per togliere l'eccesso e lo uso come blush e come ombretto. Non dallo stick, ma prelevando l'eccesso, lo ripasso sempre sulle labbra. Questa è una tecnica Melania, però credetemi, non è un cattivo, non dà un cattivo risultato. Ovviamente odore di mora, buonissimo da mangiare. Comunque, so che tutti, altro MAC, Dior, ma che labello alla mora, eccolo qua. E quindi è questo il prodotto make-up preferito del mese. Brano musicale preferito del mese, un'altra scoperta. Per caso, perché è un brano molto vecchio, non so, ma sicuramente di qualche anno fa, che ho scoperto così gironzolando in rete, mi è piaciuto tantissimo e vi invito ad ascoltarlo, perché l'ho trovato su YouTube con riferimento a Penelope Cruz. E al film che ora non mi viene in mente, che io ho visto, in cui Penelope Cruz, ora non ricordo qual è il film, e le scene da cui è tratto, però Penelope Cruz faceva la prostituta. E il brano si chiama Me llaman Calle. Ho messo un post su Facebook, comunque troverete questa, diciamo, trovando su YouTube quest'icona. E praticamente ho messo giusto la prima frase, dice: Me llaman calle, pisando baldosa la revoltosa, etan perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de die. Quindi a me persona, no? Mi chiamano strada, mi chiamano rivoltosa, strada di notte, strada di giorno. Ed è una canzone molto amara e molto forte, molto possente di protesta, nel rispetto di se stessi in qualsiasi condizione si sia, veramente molto bella, di Manu Chao. Io provo a farvela sentire 2 minuti, cioè 2 minuti no, qualche secondo. Eccolo qua. Okay. Vabbè, Penelope Cruz. Io adoro Manu Chao. Manu Chao, per ricordarvi la famosissima Clandestino. Mi piacciono moltissimo questi ritmi. E quindi questo. Prodotto per la cura del corpo del mese. Allora, ve lo avevo già fatto vedere come regalo e lo sto utilizzando ed è un latte, no, una crema corpo e mani dell'erbolario al melograno, buono, che mi era stato regalato insieme al profumo. È un buon prodotto, lo sto utilizzando volentieri, quindi ve lo segnalo. Dopodiché, libro fumetto graphic novel del mese. Allora, vedrete, questo, io sto registrando il 26, vedrete il video il 28 e domani sarà la giornata per la memoria circa
la nefandezza umana che è avvenuta nella storia dell'umanità, che ci portiamo tutti addosso con un carico emotivo enorme, che è stato quello dell'Olocausto. Ed è un libro che vi ho già fatto vedere, ma che vi ripresento perché vi dà un'altra prospettiva di quelli che sono stati tutti i precipitati poi di quell'esperienza, di quella vicenda. Esperienza ha già una connotazione positiva. Ed è il libro di Titti Marrone, che si chiama Se solo il mio cuore fosse pietra, e che è stato anche premiato dal premio Letteratura Napoli, ha vinto, e io l'ho votato, avevo fatto parte della giuria, ho votato proprio questo libro. Nonostante mi fosse piaciuto tantissimo il libro di Stassi, ve lo consiglio, Mastro Geppetto. Perché? Perché vi racconta di un altro pezzettino di quella storia molto interessante, ovvero in questo libro si parla, ovviamente qua capirete come poi lei è venuta a conoscenza di questa storia. Titti Marrone è una bravissima giornalista partenopea, una grandissima firma, ha già scritto altri libri, ma lei è per lo più una giornalista. Una donna meravigliosa, ho avuto l'opportunità di conoscerla di persona. E qui racconta di un istituto che al termine del secondo conflitto mondiale aveva a Londra raccolto molti dei bambini sopravvissuti e che, non, che erano in attesa e nella speranza di ritrovare i propri familiari, capirete, insomma. Voglio dire, speranza davvero, però raccoglievano questi bambini nella idea di cercare i familiari, i genitori, o almeno un familiare. E questa idea è venuta insieme ad altre donne. Tra le varie ideatrici ci fu Anna Freud, la figlia di Sigmund Freud, che appunto crearono questo istituto a Londra. Quindi vi racconta di alcune di queste vite, ed è molto bello perché, non, voglio dire, vi racconta i percorsi e i fallimenti di molti di queste ricerche, ma anche il classico lieto fine che poteva esserci per alcuni, ve lo riporta sempre nell'amarezza di un carico che non potrà mai avere un lieto fine, perché al di là di quello che poi può accadere anche di positivo, ma un evento così mostruoso lascerà le tracce inevitabilmente. E quindi, in onore della giornata della memoria, appunto del 27 gennaio, vi consiglio il libro di Titti Marrone. Quindi, è questo il libro del mese: Cibo e preparazione culinaria del mese. Allora, vi porto sì e no. Allora, in genere vi si porta in questo video quello che abbiamo gradito. Io vi porto anche una cosa che non ho gradito tantissimo, ma comunque l'ho mangiata perché mica butto le cose. Poi non è che voglio dire veleno, solo che ve lo segnalo per la particolarità. Allora, partiamo da quello che mi è piaciuto perché è meno scenografico. Infatti, l'altra cosa è comunque più scenografica. Mi è piaciuto, ho mangiato queste, perché ve le segnalo. Queste sono le tigelle della Mulino Bianco con olio extravergine di oliva, che sono proprio delle tigelle, dei paninetti. Le tigelle ovviamente sono tipiche dell'Emilia Romagna, se mi sbaglio correggetemi, ma sono di quelle zone. Cotte su pietra, che si riscaldano nel tostapane e poi voi le potete declinare come volete. Ovviamente la cosa più spontanea, magari salumi e fettati. Io in realtà le ho declinate solo facendo colazione. Dolci, quindi le ho scaldate o le ho mangiate con la marmellata, le ho mangiate da sole, buonissime perché sono calde, buone, no? Inzuppare o col ciobaro, con la cioccolata calda, ma vi do
proprio la dritta di, perché poi lo, essendo 6 le ho declinate. Allora, prendete, io ho fatto così, poi voi fate come volete. Io ho le monoporzioni della Nutella, quelle piccoline. Congelatore, ok? Quando volete, prendete una, due di queste tigelle, le mettete nel tostapane, quindi le fate scaldare per 2 minuti. Dopodiché, praticate un foro, giusto, quel tanto che estraendo la monoporzione di Nutella, questo lo potete fare anche con un cucchiaio di Nutella, magari lo mettete in un foglio d'alluminio e lo congelate, però per dirvi, ricetta, attenzione. Quindi questa monoporzione la estraete dal congelatore, chiaramente verrà via solido come un tocchetto di cioccolata, no? E la infilate in questo foro, tigella calda. Ve lo devo dire, chiaramente. Con la tigella calda questo tocco di Nutella si ammorbidisce e si sfaglia, quindi avrete questa tigella ripiena di Nutella. Ho l'acquolina in bocca solo a dirvi, buonissima, quindi ricetta di me, questa volta anche la ricetta vi do. Però vi dico che ho mangiato anche questi qua che ovviamente ho consumato, ma il primo è stato proprio... Allora, questi sono i Grisby Secret Pleasure, doppio cioccolato. Allora, io ero convinta fossero semplicemente cioccolato fondente, non avevo letto doppio cioccolato extra fondente, 70% cacao, con una nota sorprendente. Una nota sorprendente io l'attribuivo al fatto che fosse magari intenso, non so. Poi quando l'ho assaggiato sono andata a fare delle ricerche, ho capito che in realtà c'era questa nota da scoprire ed ho scoperto che è la ciliegia. Infatti, quando l'ho mangiato, mi è sembrato di mangiare qualcosa di alcolico. Perché? Perché ricorda il moncherie, cioè il sapore alcolico, no? Della ciliegia col moncherie. E non mi piace tantissimo. Addirittura, immaginate che ho mangiato, poi tra l'altro per consumarli, e avevo anche un moncherie con questi, per vedere se effettivamente... Eh sì, però se vi piace il fondente, il sapore liquoroso, questi sono perfetti. E quindi cioccolato e questo sapore liquoroso con la ciliegia praticamente. A me questo è sembrato, non mi sono piaciuti, però li ho mangiati. Se vi piace questo tipo di abbinamento, però fa per voi. Poi, capo d'abbigliamento preferito del mese. Allora, io sono ridicola, ridicola, perché non è che ve ne porto uno, cioè voi lo vedete. Allora, vabbè, qua sono un po' informale, quindi vabbè, con voi fa così. Diciamo che se ho bisogno, poi vi spiegherò anche questo taglio. Se ho bisogno, sono anche un pochino più abbinata. Questa volta ho abbinato questo maglioncino viola con appunto quest'altro maglioncino che ha i richiami viola, e poi qua c'è dell'azzurro, insomma, che va col jeans. Insomma, ho fatto questa cosa. Ma perché ve lo dico? Perché io sono, c'è chi non riesce nemmeno d'inverno a portare i colli alti. Io non è che porto un collo alto, io ho talmente tanto freddo, cioè se io qua ho scoperto il collo, io muoio, cioè cioè, mi sento male, mi fa già male la gola solo il pensiero. Quindi io abbino in questo periodo di freddo più colli alti, quindi non è che vi indico un capo d'abbigliamento, io indico tutti i colli alti che ho. Infatti ho messo un post troppo simpatico, ho visto un video della sfilata di Yves Saint Laurent in cui c'è questa modella che ha questo vestito bianco di lana col collo alto e lei lo porta ovviamente nella sfilata di alta moda, così praticamente, no? Quindi l'ho rigirato, ho fatto la battuta, è esattamente così come cammino io in giro, cioè con i colli fino a qua. Quindi vi dico colli alti in generale. Accessorio preferito del mese è questo, che magari non vedete, non mi pare di avervelo fatto vedere, no, è questo cerchietto in attesa di decidermi a fare effettivamente il foro qui o qui, ed è questo che però è appunto senza aperto, per cui si aggancia, un air cuff praticamente, e che sto portando sempre ed è arancione abbinato con questo che ha il pendente arancione. Quindi questo è l'accessorio che sto utilizzando di più. Cronache dal nord e cronache dal sud. Vi faccio una cronaca
commistione di pensieri che possono essere riferiti un po', diciamo, alla località e un po' al pensiero mondiale, come spesso accade in questi momenti. Ah no, il commento ai video, mannaggia, aspettate. No, aspettate un attimo, stava scappando questo momento. Allora, io vi voglio segnalare il messaggio di una persona che in realtà mi piace molto perché la seguo, ci seguiamo su Instagram, la sento tra voi familiare, quindi soltanto per salutarla, per ringraziarla per la sua presenza, e quindi cito il suo messaggio che mi va a ripescare un mio video, oddio dov'è? Di tanto tempo fa, che afferisce al mio progetto alla ricerca del tempo perduto, ovvero una serie di video che avessero potuto recensire l'intera opera di Proust, La Recherche. Io volevo fare ogni 3 mesi un libro, ovviamente è da 3 anni che lo faccio, sono al quinto, ma comunque io mi sono detta che l'avrei fatto come sentivo di fare, quindi va bene così. E lei parteciperà al gruppo di lettura di Martina Imed & Books, che ha deciso appunto di proporre come lettura il primo volume della Recherche. Infatti lei mi scrive: cara Melania, proprio in questi giorni ho iniziato la lettura di questo libro, quindi del primo volume della Recherche, dalla parte di Swan. Da tempo desideravo iniziare la ricerca, ma mi intimoriva molto. Da un paio di mesi faccio parte del GDL di Martina Asero, la quale ha proposto per il mese di gennaio la lettura di questo libro, e non mi è sembrato vero di decidere all'istante che è arrivato per me il momento giusto di iniziare. Sono ancora all'inizio, ma devo dire di esserne già conquistata. Mi sono ricordata quindi di questo tuo video che avevo già visto e l'ho rivisto con grande piacere. Un abbraccio a te, Lucy Ronzi. Lei quasi firma Lucy Ronzi. Quindi mi pare Lucia Roncisvalle, mannaggia, non so, perdonami se sbaglio. Quindi ritorniamo a noi. Ciao Lucia, grazie. Vi dicevo, allora parliamo appunto di che cosa? Allora, nell'ambito locale io vi dico questa sciocchezza, tra virgolette, che faccio, che in realtà non si nota. Si nota oggi perché ho deciso di fare questa piega. In genere, proprio facendoli mossi, non si nota. Invece ora noterete che c'è questa disparità, ok? Allora, che ho voluto enfatizzare facendomi fare proprio questo pezzo di colore così, sia sul lungo che sul corto, quindi non in maniera tale che venisse a confondersi, ma proprio che si evidenziasse questa particolarità. Allora, voi sapete le gravi vicende, se non ne siete a conoscenza, iniziate ad informarvi, perché è come quando si dice dell'essere omertosi, no? Nel sud, secondo me, si è omertosi anche al nord, se si pensa che sia un fenomeno da relegare al sud, perché è la stessa cosa del vicino di casa. Siamo un popolo che dovrebbe basare i propri valori sulla solidarietà, e quindi, così come appunto non bisogna girare lo sguardo dall'altro lato, così dobbiamo informarci circa le condizioni ormai delle donne in Afghanistan e in Iran. In Iran in particolare c'è stata la vicenda di Mahsa Amini, che è stata giustiziata dallo Stato iraniano perché andava contro i canoni di quella che è la legge, la loro legge, e che appunto aveva punire uno per punire tutti, non aveva ben legato i capelli e racchiuso nel suo velo, e quindi è stata uccisa per protesta. Questo l'avrete visto, moltissime attrici, moltissime persone comuni
hanno fatto girare sui social questo simbolo in cui tagliavano una ciocca di capelli. Anch'io avevo pensato di fare quello, poi in quel momento preciso non l'ho fatto, quello proprio caldo, e però ho deciso di fare una cosa tra virgolette permanente, cioè l'ho fatto proprio dal parrucchiere, e con l'idea di se nessuno ci fa caso, nessuno ci fa caso, ma se qualcuno mi chiede ma che hai fatto, io dirò semplicemente che l'ho fatto proprio per onorare la memoria delle donne iraniane. Questa è la mia protesta. Infatti, cosa ho fatto? Questa è la cosa locale, poi ve la estendo, quindi diciamo di questo mese per me, molto personale tra l'altro. Ho fatto tagliare questo lato di capelli completamente e ho lasciato appunto i capelli lunghi da qua. Non c'è una scalatura, proprio. Infatti mi diceva: ma che fai? Mette il parrucchiere in te. Cioè, non si preoccupi, lei faccia quello che le dico, poi ci penso io. E quindi proprio volontariamente ho detto: mi deve tagliare i capelli qui netto e qui li deve lasciare così, proprio perché si vedono. E così che se mi si pone la domanda, voglio ricorderò ogni volta questa cosa. E in più voglio ricordarvi anche le donne in Afghanistan, che santa miseria, a cui è stato vietato di frequentare le università, cioè stanno comprimendo sempre di più i loro diritti. Non è vero che noi non possiamo farne, anche solo parlarne qui sui social, un messaggio, parlarne con le nostre amiche, con i nostri amici, significa far prendere consapevolezza. È dal passaparola che si cambiano le cose, nel piccolo non pensiamo io cosa posso fare, anche solo dire non è giusto, anche solo dirlo, basta e avanza. Quindi dal micro al macro voglio parlarvi di questo, di tutti questi accadimenti, come cronache dal nord e dal sud, che vale globalmente come atto di solidarietà che dovremmo fare, e quindi porre l'attenzione a queste condizioni. Io poi dico porre l'attenzione alle donne, ma è ovvio che parlo di porre l'attenzione a tutte le ingiustizie, se fatte sugli uomini, se fatte sui bambini, se fatte sulle donne. Quindi ci si occupa di volta in volta di settori, perché non possiamo chiaramente portare l'attenzione su tutto, ma di volta in volta, genericamente contro le ingiustizie, che sia uomini, donne, in questo caso vi parlo di questi accadimenti. Quindi io vi saluto, vi abbraccio tantissimo Paola, Manuela e Simona, che a volte ci saranno, a volte no, ma il team è questo, e a presto.